Ad Ortona con l'Under 17, prima squadra a riposo, ha giocato il tedesco in prova Donis Avdiay. Test a scopo benefico, incasso devoluto al Lions Club di Ortona. Pillon e alcuni giocatori hanno assistito al match dalla tribuna. Nessuno della prima squadra in campo, fatta eccezione per Castrati e Farelli che si sono avvicendati nel corso della partita. Una sorpresa non proprio piacevole per chi ha pagato il biglietto, 5 euro. È stata, come detto, l'occasione per conoscere Donis Avdiay, ex Schalke 04, Sturm Graz, Roda e Willem. Il 23enne tedesco naturalizzato del Kosovo ha propiziato il momentaneo pareggio firmato da Di Stefano. L'Ortona, che milita nel campionato di promozione, aveva sbloccato il punteggio grazie al pallonetto di Pompeo, classe 99, sull'uscita di Castrati. In pieno recupero invece la rete della vittoria, senza immagini, di Sorgetti con un diagonale molto preciso. I biancazzurri si sono allenati in mattinata al Vestina. Sintomi influenzali per Crecco e Ciofani, rimasti precauzionalmente a riposo. Domani torneranno in gruppo, differenziato per Canutè, forse pronto per la sfida di Ascoli di domenica 7 aprile. E così nella sgambatura in famiglia, Pillon a corto di centrocampisti, ha schierato Pinto mezzala sinistra e Memusciai a destra. Davanti alla difesa Alessandro Bruno con Brugman libero di muoversi tra mediana e tre quarti, davanti Marras alle spalle di Mancuso. A Lecce, domenica prossima 31 marzo ore 21, arbitro Ross di Pordenone, il rientrante Campagnaro in coppia con Scognamiglio. Terzino destro Balzano, a sinistra Grabion in vantaggio su Del Grosso.